Il contributo che mi è stato chiesto di portare qui a Image è una riflessione sugli sviluppi anche occupazionali in campo editoriale per quanto riguarda il green e la comunicazione della green economy. Devo dire che la situazione in campo editoriale oggi è così in evoluzione che dare una risposta netta è abbastanza difficile. La sfida che sta affrontando l'editoria tradizionale cartacea rispetto al web e all'avvento di tecnologie come quello dell'ebook, nuovi formati, nuovi mercati, rende lo scenario effettivamente difficilmente interpretabile. Detto questo, c'è sicuramente una cosa che può caratterizzare le professionalità richieste dal settore e che è la competenza. Affrontare le tematiche ambientali, anche semplicemente da un punto di vista della comunicazione, anche semplicemente in un ruolo redazionale, senza possedere delle competenze ampie su queste tematiche, effettivamente potrebbe essere molto penalizzante. Comporterebbe quasi in modo scontato il produrre della comunicazione non efficace. Per cui direi che forse la cosa che si può affermare rispetto al settore dell'editoria è questa. Poi ci sono ovviamente moltissimi altri aspetti che svilupperò nel mio intervento e in particolare la criticità che riguarda gli aspetti commerciali, di commercializzazione del prodotto editoriale dedicato alle tematiche ambientali. E lì effettivamente c'è un gap di preparazione notevole per chi opera in ambito commerciale.